Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Amiche, cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati a tutti quanti voi per questa domenica che precede il Natale, in questo 19 dicembre del 2021. Siamo arrivati alla 354esima puntata di Volersi Bene e in questa puntata vorrei parlarvi di un tema alquanto direi legato all'evento del Natale, cioè vorrei parlare in punta di piedi di una di quelle parole così preziose ma al tempo stesso delicate che si chiama perdono. Parleremo infatti nella 354esima puntata di alcuni aspetti legati a questo momento fondamentale dell'esistenza umana che è appunto è il perdono. Come sapete, ultimamente sono stato un po' assente per ragioni più che altro lavorative, non per altro. Anzi, vi chiedo scusa di questo, ma proprio il tempo è quello che è, il tempo a volte è davvero tiranno e per cui non ho avuto la possibilità letteralmente di dedicarmi a questa nostra piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution. Ma naturalmente ci tenevo molto oggi, almeno oggi, ad essere qui con voi e a parlare insieme di questo tema che, ripeto, è un tema a cui io tengo molto perché ritengo che la capacità di entrare in questa parola in punta di piedi, perché, ripeto, è un tema molto delicato e per cui non è una cosa di cui si può parlare tanto facilmente dal mio punto di vista, ma cercare di parlare di questo punta di piedi è, credo, importantissimo. Dobbiamo renderci conto che l'uomo, l'essere umano, essendo un essere relazionale, fin dalla nascita interagisce con il mondo circostante. E siccome ogni neonato, ogni neonata necessita di una assistenza completa, questo lo definisce come una persona estremamente dipendente e dunque bisognosa del prossimo. Tutte le sue reazioni hanno bisogno di essere completate, compensate, interpretate, perché un neonato, una neonata, sono letteralmente incapaci di autonomia. Dunque, sono gli altri che in qualche modo daranno forma ai suoi primi atteggiamenti. Per l'uomo, dunque, la persona che vive insieme agli altri è una intima necessità, una condizione naturale. Cosa accade? Accade che noi trascorriamo gran parte della nostra vita in relazioni significative, interagendo cioè con delle persone a cui tutti noi teniamo. Ma nel corso proprio di queste interazioni, inevitabilmente si compiono delle azioni che possono procurare delle ferite. La natura delle ferite è così ampia, cari amiche e cari amici, che non basterebbero, credo, non so quante puntate di Volersi Bene per andare a fondo, anche se, a dire il vero, in tutto quello che abbiamo affrontato sino ad oggi abbiamo più di una volta parlato di questo e abbiamo specificato come dentro di noi ci sia appunto questa sensibilità e dunque anche questa tendenza alla vulnerabilità. Ma la cosa che dobbiamo anche dirci è che tutte queste ferite che vanno a colpire la nostra persona in vario modo, la ferita dell'abbandono, la ferita del tradimento, la ferita della delusione, per non parlare poi di ferite molto più gravi come ad esempio una violenza fisica, una violenza psicologica, una violenza sessuale, insomma tutte queste forme di violenza che purtroppo colpiscono gli esseri umani, portano inevitabilmente a accumulare dentro di sé una profondissima e incancellabile ferita, anche se poi abbiamo
in molti casi quei meccanismi di rimozione che servono proprio a rimuovere dalla memoria cosciente un determinato evento. Cosa succede allora? Succede che quando l'essere umano viene ferito, innanzitutto precisiamo che ogni ferita ha la sua storia, che ogni ferita ha un luogo, ha delle persone, per cui in realtà non si può e non si dovrebbe mai, tra le altre cose, generalizzare questo in termini, come dire, totali, cioè in termini esaustivi. Però possiamo dire che questa ferita procura un forte squilibrio. La ferita è, come immagine, una perdita di energia, una perdita di sangue. Dunque svuota l'essere umano della sua vitalità, della sua gioia di vivere, del suo essere una persona aperta, spontanea, che vive la vita in modo libero, libero cioè nel senso di procedere nell'attuazione delle istanze del suo vero sé. Quando allora c'è una ferita, nasce automaticamente o una forte chiusura, e questa chiusura generalmente noi la chiamiamo depressione. In realtà la depressione spesso e volentieri è il tentativo che l'organismo psichico mette in atto per cercare di superare una ferita. Tant'è che il grande Winnicott diceva in maniera, credo, profondamente intuitiva, che la ferita che appunto viene procurata all'essere umano causa una depressione, e che la depressione è la reazione di un organismo sano. Questa bellissima intuizione di Winnicott nel dire che una persona, quando è ferita e reagisce a livello depressivo, è perché sta mettendo in atto un meccanismo riparatore di elaborazione di quella determinata ferita. Ma è anche vero che quando una persona si sente trattata male, quando prende coscienza oltretutto di aver subito una ferita, può nascere un forte rancore. Un rancore che diventa desiderio di vendetta e che diventa proprio il desiderio di far del male alla persona che ci ha fatto del male. Questo male, che si vuole in qualche modo ricambiare, o il desiderare il male dell'altro, può essere un sentimento che accompagna l'esistenza intera. E questo rancore in realtà è un ulteriore elemento che si aggiunge alla sofferenza per la ferita subita. E dunque il paradosso è che nel momento in cui l'essere umano ha ricevuto una ferita e a questa ferita aggiunge del rancore, non fa altro che aumentare la sofferenza della ferita stessa. Per cui quando adesso parliamo di perdono, vorrei in questo momento spiegare che mi vorrei concentrare su un particolare tipo di perdono, perché ce ne sono tanti di perdoni in realtà, cioè ci sono tante situazioni diverse, che è legato a una frattura relazionale, cioè a una relazione che in qualche modo, diciamo, perché non mi sto riferendo a un evento tipo un abuso, ma mi sto riferendo in questo caso a proprio le cosiddette relazioni tra madre e figlia, tra padre e figlio, tra fratello e sorella, tra marito e moglie, insomma tra amici, cioè diciamo in questo livello qua mi vorrei muovere, perché altrimenti sforiamo un po' di troppo il concetto. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire questo, che l'inclinazione a perdonare ha delle importanti implicazioni, non solo per il benessere di una relazione, che ovviamente ciò è possibile, perché ripeto, ogni situazione andrebbe vista poi in termini molto più precisi, ma ove ciò è possibile, la relazione che riprende, ma anche per il benessere personale. Diciamo che da questo punto di vista il perdono è una possibilità che ci viene data, che abbiamo a nostra disposizione, per salvaguardare un rapporto che è stato compromesso e per rispondere con fiducia e accettazione all'offesa e al dolore infertogli. Citando San Tommaso potremmo dire: l'uomo è per natura incline all'armonia ed all'unità tra gli uomini. Il perdono ristabilisce il legame perduto, la comunione turbata,
esiste un'inclinazione naturale al perdono iscritta nel cuore di ogni uomo. Questo naturalmente sono le parole di San Tommaso. Da questo punto di vista, allora, noi dovremmo renderci conto che questa inclinazione all'armonia e all'unità è insita nella parte più spirituale di noi, più che nella parte umana di noi. Detto in altri termini, noi nasciamo con un naturale senso di fratellanza, con un naturale senso di comunione, con un qualcosa che ci fa sentire parte di una grande orchestra, che è l'orchestra dell'umanità. In realtà la divisione tra noi e un altro essere umano è una frattura, come una frattura ossea, che ci impedirà di camminare come prima o ci impedirà di essere agili come prima, proprio perché è un blocco che noi viviamo dentro di noi, un qualcosa che noi non riusciamo assolutamente a superare. E d'altronde, se noi non superiamo il risentimento, difficilmente andremo avanti. E la cosa interessante è che superare il risentimento non significa negare il diritto di provare quel risentimento, ma di trasformare quel risentimento in compassione, in benevolenza, in amore, perché questo è quello che permette di vedere il perdono come una possibilità di crescita, una possibilità di ristabilire dentro di noi una pace, una serenità che altrimenti difficilmente possiamo raggiungere, soprattutto se la ferita che abbiamo subito è una ferita profonda. Io, che parlo con esseri umani da una vita, posso rendermi conto benissimo di quante delicate siano certe situazioni, di come certe ferite davvero, prima che vengano cancellate, prima che vengano dimenticate, ce ne vuole di tempo, ma tanto anche. Perdonare dunque è una scelta personale, è una scelta che nessuno può obbligare a fare, nessuno può dire ma tu devi perdonare tua madre, tu devi perdonare il tuo amico, il tuo fratello e chi che sia, perché il perdono è una scelta personale. E dunque è una scelta che la persona può arrivare a fare nel momento in cui però sta facendo un cammino, nel momento in cui però sta facendo letteralmente un cammino di crescita. E da questo punto di vista, perché il perdono è difficilissimo? E perché il perdono però è anche la più alta forma d'amore? Perché il perdono è gratuità, perché il perdono è un dono gratuito. Cioè non si perdona per il merito, anzi, si perdona per un qualcosa che va ben oltre il gesto subito, ma per un dono che si vuole fare. E la gratuità è una qualità dell'agire nella quale, per la quale, una persona dona qualcosa di sé o tutto se stesso all'altro senza attendersi nulla in cambio. Pensa un po' che roba. E come si fa ad arrivare a questo? Non è facile, eh? Il dono è dunque veramente gratuito, perché chi dona non si chiede se la persona che lo riceve se lo merita o meno, non si aspetta neanche un grazie, tra le altre cose. È dunque l'assenza di qualunque aspettativa che non sia il beneficium dell'altro è ciò che contraddistingue la gratuità. Voi comprenderete che la gratuità è davvero una delle più alte vette dell'amore. Eh sì. E d'altronde Dio, che è amore, ci insegna proprio questo: Padre, perdona coloro che non sanno quello che fanno. Una delle ultime parole dette in croce. Questo ci dovrebbe far riflettere tantissimo sul valore che ha il perdono nella nostra vita. Gesù, che ha istituito il ministero della riconciliazione, cioè quello del sacramento della confessione, che altro che non è che la possibilità di riconciliarsi con Dio, con se stessi e con gli altri. Il perdono dunque è un agente di cambiamento. Perché? Perché il perdono introduce un nuovo modo di vedere, un nuovo modo di vivere gli eventi dolorosi del passato, senza però sminuirne la gravità. Perché ci tengo a dirla questa cosa: non è che perdonare significa sminuire, ma neanche un po', anzi, e forse darci ancora più valore. Proprio perché si è capaci di perdonare, si è capaci di dare valore a quell'offesa subita,
a quanto è grave quello che ci è stato ingiustamente, aggiungo, inferto. E dunque, se noi vogliamo davvero saper perdonare, dobbiamo in primo luogo renderci conto che nella persona che ci ha ferito c'è comunque un'umanità ferita. Io questo l'ho compreso molto bene nei confronti di mio padre, quando mi ha una volta fatto una cosa, insomma, che mi ha ferito, che ho già detto in qualche trasmissione qui a Radio Evolution, che adesso non vorrei ripetere, ma comunque sia, nel momento in cui io ho potuto, come dire, riconoscere nel comportamento di mio padre la sua umanità ferita, questo mi ha permesso davvero di sentire, ma in modo spontaneo, un movimento di compassione, di compressione, di scioglimento di quel nodo che si era ormai ben insediato dentro di me, perché ho compreso la fragilità di una persona. D'altronde c'è quella bellissima frase che dice che un ragazzo diventa un uomo quando, per la prima volta, invece di giudicare suo padre, vede in quel padre un bambino, un ragazzo che è diventato uomo e poi padre. Per cui nel momento in cui si cambia, diciamo, la prospettiva, ecco che anche diventa un po' più facile. E poi bisogna anche decidere un'altra cosa, se vogliamo veramente percorrere questa strada, che vendicarsi, nonostante si abbiano tutte le ragioni per farlo, non ne vale veramente la pena, che il vendicarsi non ci restituisce la pace. Perché se il vendicarsi ci restituisse la serenità, la pace, ci restituisse quello che ci è stato tolto, potrebbe forse averne anche un senso. Però in realtà la vendetta non porta nulla. La vendetta non ripara, la vendetta non è un balsamo, la vendetta non è una guarigione. La vendetta è infliggere all'altro per sfogare la propria rabbia, il proprio rancore, il proprio odio, il proprio risentimento, ma non è che questo porti la pace. Cioè, non è che se io faccio del male a un altro essere umano perché mi ha fatto del male troverò la pace. Potrei dire che ho trovato un senso di giustizia, ma neanche, perché questa poi non si può fare giustizia facendo una cosa non giusta. Cioè, se io per fare una cosa giusta faccio una cosa ingiusta, in realtà sto commettendo un'altra ingiustizia. Un gioco di parole, ma credo che voi mi stiate comprendendo cosa voglio bene. E poi vorrei anche dire che, superata questa tappa, cioè rendendomi conto che la vendetta in realtà non porta nulla, che il rancore fine a se stesso non porta nulla, potrei anche rendermi conto che magari la parte finale di tutto questo potrebbe essere la riconciliazione. Però la riconciliazione non può avvenire senza il perdono. In altri termini, perdonare è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché la riconciliazione possa avere luogo, e questo è interessante come concetto. Per cui che cosa vuol dire? Che il perdono non è un atto singolo, il perdono in realtà è un processo. Il perdono non è un atto immediato, ma è l'esito di un lungo lavoro psicologico, io vorrei aggiungere anche spirituale, che percorre la via del dolore. La decisione di perdonare dà dunque inizio a che cosa, cari amiche e cari amici di questa piccola radio dal cuore grande? Mentre sentiamo il grande Luciano Pavarotti che interpreta Tu scendi dalle stelle, che è un, diciamo, difficile percorso interiore che implica il superamento dei sentimenti negativi che sono dentro di noi e l'assunzione di un atteggiamento positivo nei confronti di chi ci ha fatto del male. Dunque il perdono è letteralmente uno sforzo, ma proprio uno sforzo, che implica un atto di volontà e contemporaneamente un atto creativo. Cioè dovrebbe essere un po' questo il senso vero del perdono, il fatto di procedere, di andare oltre. E contemporaneamente, diciamo, è una grande fatica, però c'è una cosa da dire, questa fatica viene premiata dalla grande ricompensa della pace e della serenità. Cioè, detto in altri termini, una persona che davvero riesce a far questo non si è mai pentita di aver fatto questo.
Piuttosto è più vero che si pentono le persone che non sono riuscite ad arrivare a questo tipo di realtà, ma non chi ci arriva. Ed è chiaro che il perdono è un principio di che cosa? Di mobilità, di fluidità, di dinamicità. Farei notare che il rancore invece è un principio di staticità, di rigidità, cioè che la persona rigida tende fondamentalmente a crescere poco perché rimane ferma, rimane lì. Il rancore ti fa rimanere legata a quella sofferenza psichica e non ti fa più andare avanti. Per cui se è vero che è la fluidità, che è l'elasticità che ci porta benessere nella vita, è altrettanto vero che la staticità, la rigidità è causa di malattia, è causa di un affossarsi in un qualcosa che non è più crescita, che non è più evoluzione, per cui che rimaniamo praticamente bloccati. È chiaro che il perdono è un processo di umanizzazione perché ci spinge a fare i conti con i propri limiti e la propria vulnerabilità. Per perdonare ci vuole tempo, cari amiche, cari amici, a volte molto tempo aggiungerei, ma davvero molto tempo ci vuole. E questo ci fa capire che non è possibile perdonare se non si esercita la propria libertà di scelta. Per cui per liberare il perdono bisogna decidere dentro di noi che è giunto il momento di fare questo passaggio. E dunque un requisito fondamentale di un perdono libero è il rispetto per chi si perdona, cioè ciò significa permettere a chi si perdona di fare ciò che vuole del nostro perdono, altrimenti il perdono diventerebbe un tentativo di controllo sull'altro, un puro esercizio di potere, un tenere in ostaggio l'altro, un colpevolizzarlo, un farlo sentire sempre in colpa con la cosiddetta presunta superiorità morale. Ti perdono perché sono buono, ti perdono perché qui, perché su, ma non c'è in realtà. Per cui il perdono è sincero quando si rispetta l'altro al punto tale da consentirgli a questa persona di assumere la responsabilità di ciò che intende farne. Pensa un po' che cosa vuol dire. E per cui bisogna anche pensare a quanto tutti noi nel viaggio della nostra vita ogni tanto ci troviamo con questo grande dubbio: ma lo perdono o non lo perdono? Gli vado incontro o non gli vado incontro? Gli apro le mie braccia o continuo a puntargli il dito puntato? Decido di dargli una seconda possibilità, se magari poi questa persona mi chiede perdono a sua volta e io non voglio perdonarlo, perché c'è anche la situazione di chi ci chiede perdono e noi non perdoniamo, c'è anche questa situazione, non solo di noi che offriamo un perdono e magari non viene neanche recepito o l'altra persona ne fa un uso sbagliato, ma c'è anche la possibilità che una volta che qualcuno chiede il nostro perdono noi decidiamo di non darglielo. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che siamo ancora chiusi in una dimensione di ferita profonda, siamo ancora chiusi in un rancore, siamo chiusi nel nostro passato, siamo chiusi a quell'evento, siamo chiusi a quel momento e non riusciamo ad andare oltre. Attenzione, il fatto di parlare del perdono non significa farsi mancare di rispetto, questo vorrei precisarlo molto chiaramente, cioè il perdonare una persona non vuol dire farsi mancare di rispetto, non vuol dire che l'altra persona può continuare a trattarmi male perché io la perdono continuamente, bisogna anche imparare a farsi rispettare, dunque a mettere distanza, dunque a dire ok, io ti perdono ma non sono il tuo zerbino. Non è che tu di me puoi fare quello che vuoi, non è che io sono qui perché tu ti possa pulire le tue scarpe sporche. Questo bisogna anche ben specificarlo, perché il rispetto è la base di una relazione. Ora, quando una persona ci manca di rispetto una volta, va bene, cioè non va bene, ma nel senso che può accadere perché può accadere, ma che questo diventi un comportamento di ogni giorno e che diventi quasi una pretesa, un sopruso quotidiano, questo assolutamente no, perché Dio è venuto a liberarci dall'ingiustizia, non a
dire rimani nell'ingiustizia. Ha liberato un popolo dalla schiavitù del faraone dell'Egitto perché quel popolo viveva una condizione di ingiustizia. Ha promesso a quel popolo una terra promessa, ha dato un leader, Mosè, proprio per fare questo grande percorso di crescita. Ecco perché il perdono è una parola molto delicata, perché bisogna veramente dare a questa parola un giusto significato e saper anche misurare questa parola sulla base di quello che è accaduto, sulla base del fatto, sulla base... Ma certamente, che senso ha rimanere per tutta la vita a guardarsi indietro? Cioè, che senso ha per tutta la vita rimanere che quella relazione è andata a finire male, che quella persona mi ha tradito, che quella persona non ha saputo veramente rispettare una promessa fatta davanti a Dio, che ne so, adesso dico delle cose per dire. Che senso ha rimanere per tutta la vita con rancore per il male che quella persona mi ha fatto? Una volta che io mi aggrappo al mio dolore, una volta che io mi aggrappo a questo male, cos'è che ho risolto? Cos'è che ho messo a posto? Questa cosa mi fa star bene, mi fa progredire, mi fa diventare una donna, un uomo migliore, mi permette di capire che oltre quel fatto, oltre quella relazione, c'è tutta una vita da vivere, che non c'è mai fine a un sogno, anche se un sogno cade non c'è mai fine a questo viaggio, voglio dire, questa era una frase di Claudio Baglioni, se mi riconosco più o meno com'è che era, cioè che dobbiamo renderci conto che la vita è continuare a seguire la nostra vocazione e che siamo nati per amare. Siamo nati per essere amati e siamo nati per realizzare i nostri talenti, per realizzare le nostre aspirazioni, per far sì che il nostro vero sé, che è la parte più bella, più vera, più profonda di noi, possa veramente trovare la piena realizzazione. Ecco, se ci rendiamo conto allora di tutto questo, anche il perdono diventa un modo per liberare noi stessi, per liberare la nostra vita da delle sabbie mobili, per liberare la nostra vita da un inferno che è dentro di noi. E non è un caso, tra parentesi, che l'inferno è un luogo dove non esiste la speranza, non esiste la speranza del perdono, non esiste più la speranza della riconciliazione, non esiste più la speranza di essere salvati dalle fiamme dell'inferno, da quelle, io credo, torture lancinanti che sicuramente un'anima che è voluta andare all'inferno, non che è stata mandata da Dio, notate bene, ma che è voluto, che ha voluto rinnegare, che ha voluto far del male con tutta coscienza, che ha voluto pensare soltanto al proprio piacere, al proprio ego. Ecco, c'è punizione più grande di una persona che compie del male e va all'inferno? Perché non ha saputo chiedere il perdono? Perché non ha saputo rendersi conto del male che ha fatto un altro essere umano? Io credo che questa sia la punizione delle punizioni. Basterebbe questa consapevolezza per renderci conto che non sta a noi giudicare, che nel momento in cui giudichiamo, a nostra volta abbiamo messo una zavorra nella nostra esistenza e non è facile, e ripeto, non è facile. Io questo ci tengo a dirlo perché non vorrei dare l'idea di uno che parla tanto facilmente del perdono o che pontifica sul perdono. Assolutamente no, perché anch'io, come tutti gli esseri umani, ho avuto le mie ferite, i miei tradimenti, le mie delusioni e ho dovuto imparare e scegliere a un certo punto che il perdono era la risposta più saggia, più matura, più giusta, anche se più difficile da dare a determinate situazioni. Altrimenti non se ne viene più fuori. Se consideriamo poi che questa vita è così breve, così veloce, che siamo già arrivati alla fine dell'anno, che siamo già arrivati alla fine del 2021, cari amiche e cari amici, pensiamoci, siamo già arrivati alla fine dell'anno, che il tempo passa davvero con una velocità incredibile
e che anno dopo anno ci stiamo tutti andando nella stessa direzione, perché non è che qualcuno vada in un'altra direzione, la direzione che andiamo è sempre quella là, andiamo tutti nella stessa direzione. Forse, come diceva San Giovanni Bosco, ricordarsi che nessuna persona si è mai pentita in punto di morte del bene fatto. A me questa frase mi è rimasta dentro e mi rimarrà per sempre. È, credo, una delle cose più sagge per decidere che imparare a perdonare, fare un percorso, perché ho detto che è un cammino che può durare anche anni, lo ripeto, anni, ma fare questo cammino è davvero il cammino della pace. Ed è il cammino del Natale, del cammino che Gesù ha deciso di fare insieme a noi, grazie all'amore di Dio che ci ha donato il Figlio, e questo Gesù bambino che più di ogni altro, dico più di ogni altro e ripeto più di ogni altro, ha subito dolori, torture, ferite, tradimenti, delusioni, calunnie, ingiustizie di ogni genere, con la piena innocenza di tutto ciò, ricordiamolo, la piena innocenza di tutto ciò, e le ultime parole che ha detto sono state: Padre, perdona coloro che non sanno quello che fanno. E dunque, cari amiche e cari amici, vorrei davvero augurarvi di cuore un caldo, sereno, pieno di pace, di armonia, questo Natale del 2021, che ancora una volta viene a trovarci con la sua magia, con la sua tenerezza, con il suo stupore, con questo mistero infinito, che è un mistero di Dio che si fa bambino, un mistero davvero infinito, con questi canti natalizi, con gli addobbi, gli alberi di Natale, con i doni sotto questi alberi, ma mi auguro ancora di più con questa pace profonda che possa, come la neve, scendere silenziosamente e andare a coprire anche quelle ferite più dolorose che hanno segnato quest'anno e che qualcuna o qualcuno di voi sicuramente sentirà come una profonda tristezza, un profondo vuoto e un profondo dolore. A voi davvero il mio abbraccio più sincero, un caldo Natale a tutte e a tutti voi che fate parte di questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution. E naturalmente, come sempre amo concludere, il viaggio continua. Grazie di cuore e buon Natale a tutte e a tutti voi.